Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi parleremo di uno degli incanti più conosciuti del mondo di Harry Potter, ovvero l'incanto Patronum. L'incanto Patronum è uno dei più potenti incantesimi difensivi conosciuti nel mondo magico. È un incantesimo immensamente complicato, che evocava una forza energetica positiva, parzialmente tangibile, nota come Patronus o Spirito Guardiano. Questo incantesimo è conosciuto per essere la protezione primaria contro i dissennatori e i Lethal Manto, contro i quali non ci sono altre difese. Ci sono due tipi di Patronus, quello corporeo, che significa un Patronus con una forma particolare, e un Patronus incorporeo, ovvero un Patronus senza forma e che non protegge dai dissennatori come fanno quelli corporei. Tuttavia, alcuni maghi come Remus Lupin scelgono di lanciare un Patronus incorporeo, così da nascondere la loro identità. Patronus viene dal latino e significa protettore, guardiano o semplicemente patrono, riflettendo esattamente l'intero ruolo che l'incanto Patronus svolge. In latino arcaico significa padre, il che è molto interessante, considerando che il Patronus di Harry ha la stessa forma di Animagus di suo padre, ovvero un cervo. La parola latina expecto è la prima persona singolare di expectare, che significa attendere, quindi l'incantesimo si traduce in attendo un patrono. Da vecchie pergamene è chiaro che il fascino del Patronus è stato usato fin dai tempi antichi, pertanto non si sa chi l'abbia creato. L'incanto ha anche una lunga associazione con coloro che lottano per cause nobili. Infatti, coloro in grado di produrre un Patronus corporeo erano spesso eletti ad alte cariche all'interno del Wizengamot e del Ministero della Magia. Secondo la leggenda, uno dei Patronus più famosi di tutti i tempi era un umile topo, che apparteneva ad un giovane mago chiamato Illius. Questi lanciò l'incanto Patronus quando il suo villaggio fu attaccato dal mago oscuro Raxidian e dal suo esercito di dissennatori. E nonostante le dimensioni ridotte del topo, questi emanavano una luce brillante, portando i dissennatori a fermarsi mentre si muoveva agilmente tra le file degli abitanti del villaggio in fuga. Infuriato, Raxidian decise di entrare nella mischia lui stesso e cercò anche egli di evocare un Patronus per allontanare il topo di Illius. Tuttavia, non riuscì a ricordare che solo i puri di cuore possono produrre un Patronus e così, per la prima volta nella storia, fu rivelato cosa succede quando un mago o una strega competente, ma indegno, tenta questo incantesimo. Infatti, vermi balzarono fuori dalla bacchetta di Raxidian e lo divorarono rapidamente inghiottendo il suo corpo. Gli abitanti del villaggio acclamarono allora Illius come loro eroe. Harry Potter prese le lezioni di difesa contro i dissennatori con Remus Lupin per imparare l'incantesimo e quindi fu uno dei più giovani a tentare questo incantesimo con risultati eccellenti. E durante una partita di Quidditch contro Corvo Nero nel 94 lanciò il suo primo Patronus corporeo, quando diversi studenti di Serpeverde, tra cui Draco Malfoy, stavano impersonando i dissennatori. Eseguì nuovamente l'incanto a giugno, quando lui, insieme a Hermione Granger e Sirius Black, furono attaccati da più di 100 dissennatori, ed egli lanciò un Patronus corporeo tanto potente da scacciarli tutti. L'anno successivo, Harry lanciò l'incanto contro un molliccio che pensava fosse un dissennatore, durante la terza prova del torneo Tre Maghi. L'estate successiva venne attaccato mentre era insieme a Dudley da due dissennatori e riuscì a scacciarli con l'incanto, portandolo ad essere messo sotto processo per uso di magia minorile nel tentativo di screditarlo dalle voci del ritorno di Voldemort. Harry, nello stesso anno, insegnò anche ai membri dell'esercito di Silente l'incanto e alcuni ebbero successo nel lanciarlo. L'incanto fu usato frequentemente per allontanare i dissennatori, come quando il trio fuggì dal Ministero della Magia dopo aver ottenuto il medaglione dalla Umbridge, oppure durante la battaglia di Hogwarts. Severus Piton evocò anche egli il suo Patronus per guidare Harry al nascondiglio della spada di Grifondoro. Anche l'Ordine della Fenice avrebbe inviato messaggi con i loro Patronus, come fecero Kingsley Shacklebolt e Arthur Weasley nel 97, consegnando in giro vari avvertimenti. Il Patronus rappresenta ciò che è nascosto, sconosciuto, ma necessario all'interno della propria personalità. Quando qualcuno si confronta in un male sconosciuto, come il dissennatore, deve attingere a risorse di cui forse non aveva mai avuto bisogno, e il Patronus è il segreto risvegliato che giace dormiente fino a quando non è necessario, ma che in quel momento deve essere portato alla luce. I Patronus assumono forme che i loro incantatori potrebbero non aspettarsi, per le quali non hanno mai sentito una particolare affinità, o, in casi rari, persino riconoscere. Ogni Patronus è unico, come il suo creatore,
e persino due gemelli identici sono stati conosciuti per aver prodotto un Patronus diverso l'uno dall'altro. Le streghe e i maghi, che producono un Patronus con la forma del loro animale preferito, indica ossessione o eccentricità. Qualunque sia la forma di un Patronus, sareste ben consigliati di mostrare rispetto, e occasionalmente cautela, verso una strega o un mago che produce il Patronus di loro scelta. Remus Lupin possedeva un libro di incantesimi che spiegava nei dettagli come effettuare il lancio dell'incanto Patronus. Un Patronus evocato con successo può assumere due forme, incorporea e corporea, ed entrambi i tipi variano notevolmente nel loro aspetto e nella forza. Un Patronus incorporeo è uno che non assomiglia a nessuna creatura vivente e ha poche caratteristiche distintive, se non nessuna. I Patronus incorporei assomigliano a uno scoppio di vapore o fumo senza alcuna forma chiaramente definita, però possono essere parzialmente efficaci nel fermare i dissennatori, ma non per respingerli. I Patronus incorporei non sono Patronus a tutti gli effetti e sono considerati come una versione più semplice e debole dell'incanto. Un Patronus corporeo è un Patronus che è completamente formato, prendendo la forma di un animale brillante argento e traslucido. È la forma più forte che un Patronus può assumere, essendo in grado di scacciare i dissennatori. Le forme di animali che un Patronus assume dipendono da persona a persona e riflettono la personalità più intima di ogni individuo. Le forme di Patronus, tuttavia, sono soggette a cambiare se l'incantatore passa attraverso uno sconvolgimento emotivo, compreso l'innamoramento eterno e immutabile. Ad esempio, il Patronus di Tonks cambiò dalla sua forma precedente a quella di una creatura a quattro zampe, che gli altri pensavano fosse un lupo, riflettendo il suo amore per Remus Lupin. Un altro esempio è quello di Severus Piton, il cui Patronus era quello di una cerva, lo stesso di Lily Potter, anche se questo potrebbe essere stato il caso, piuttosto che un cambiamento della sua forma originale, dato che Piton è rimasto innamorato di Lily per tutta la sua vita. Basandoci sul fatto che i Patronus vengono evocati richiamando ricordi felici, è logico che un Patronus possa cambiare forma dopo che ci si innamora, e i ricordi usati per evocare il Patronus ruotano in gran parte intorno alla persona di cui l'incantatore è innamorato. Inoltre, sembra che alcune coppie abbiano Patronus complementari, come James e Lily. Non si sa però se si tratti di una coincidenza o meno. Infatti, se un mago è un animagus e può evocare un Patronus corporeo, i due possono assumere la stessa forma, come Minerva McGranit e James Potter. Il Patronus di Remus Lupin prende la forma di un lupo, piuttosto che di un licantropo, e non c'è dato di sapere se tutti i licantropi generino o meno un Patronus simile. È probabile che sia dovuto ai ricordi di gioventù di Remus, che ruotano intorno all'accettazione che ha provato nonostante la sua condizione, in cui si è sentito più a casa nella sua forma di lupo durante quei tempi, piuttosto che maledetto da essa. La maggior parte dei Patronus prende la forma di un animale ordinario. Creature magiche come il Patronus della Fenice di Silente sono poco comuni. È estremamente raro che i Patronus prendano la forma di animali estinti. Il Patronus del mammut lanoso di Hedley Fleetwood è una notevole eccezione. Andros l'Invincibile fu l'unico mago capace di lanciare un Patronus delle dimensioni di un gigante, sebbene non si sappia se fosse un gigante o meno. La stragrande maggioranza delle streghe e dei maghi non è in grado di produrre alcuna forma di Patronus, e crearne uno intangibile è generalmente considerato un segno di abilità magica superiore. Rubeus Hagrid è un esempio di mago che non può evocare alcun Patronus, poiché l'incanto è troppo difficile per lui. Data la loro lunga affinità con gli esseri umani, non sorprende il fatto che tra i Patronus più comuni che vengono lanciati ci siano cani, gatti e cavalli. Per lanciare con successo l'incantesimo, si comincia con la raccolta del ricordo più felice che si possa pensare. Più felice il ricordo, meglio funzionerà l'incantesimo. In alternativa, ci si può immaginare uno scenario che possa rendere un ricordo molto felice. Il passo successivo è quello di iniziare a disegnare dei cerchi con la bacchetta in modo da aumentare il potere del loro incantesimo. Si deve poi pronunciare l'incantesimo Expecto Patronum, e il Patronus uscirà dalla punta della bacchetta e può essere puntato verso un bersaglio, puntando la bacchetta verso di esso. È possibile mascherare la forma che assume il proprio Patronus, cosa che fu fatta sia da Piton, per nascondere il suo amore per Lily, sia da Remus Lupin, per non far scoprire la sua vera condizione. Inoltre, alcune streghe e maghi possono essere incapaci di produrre un Patronus fino a quando non hanno subito qualche tipo di shock psichico. L'incanto Patronus è ampiamente considerato come una magia avanzata. Nel 94 Remus Lupin dichiarò che l'incanto era ridicolmente avanzato. Questo incanto, infatti, era così pericoloso che pochi maghi e streghe potevano evocare un Patronus.
Infatti Harry è uno dei più giovani maghi conosciuti in grado di lanciare un Patronus. Gli venne insegnato da Remus Lupin all'età di 13 anni. In una lezione dell'esercito di Silente, Harry insegnò ai membri come usare l'incanto. Alcuni ebbero anche successo nel lanciare la forma corporea, anche se Harry disse loro che questo potrebbe essere perché non c'era nessun dissennatore a spaventarli. Tuttavia, tre membri furono poi in grado di lanciare il Patronus in presenza dei dissennatori. Essere in grado di lanciare un Patronus mentre si combattono dissennatori o meno non è richiesto per diplomarsi ad Hogwarts, quindi è qualcosa che viene insegnato in circostanze speciali. Amelia Bones e i potenziali membri dell'esercito di Silente furono tutti molto impressionati quando Harry rivelò che poteva lanciare non solo un incanto Patronus, ma anche uno corporeo, il che è notevolmente più difficile che lanciare un incantesimo incorporeo. Dato che il successo dell'incantesimo dipende direttamente dal fatto che l'incantatore mantenga un particolare stato mentale, l'incantesimo è più difficile da lanciare in circostanze emotivamente difficili, come ad esempio quando Harry, Ron e Hermione ebbero difficoltà a lanciare il loro Patronus quando erano sotto l'influenza negativa del medaglione di Serpeverde e dopo aver assistito alla morte di Fred nella battaglia finale. Questa caratteristica è particolarmente sfortunata, poiché l'uso primario dell'incanto è quello di difendersi da dissennatori, creature oscure specificamente attrezzate per scardinare mentalmente le persone, e questo è in parte il motivo per cui è considerata una magia così avanzata e difficile. Anche la fiducia in se stessi gioca un ruolo fondamentale nel lancio dell'incantesimo. Infatti, nel 94, Harry è stato in grado di lanciare l'incantesimo con successo, scacciando un gran numero di dissennatori, che secondo Severus Beaton è raggiungibile solo da un mago molto potente, salvando così la vita a Sirius e una versione più giovane di se stesso. È una credenza generale del mondo dei maghi che solo coloro che sono puri di cuore sono in grado di lanciare i Patronus. Questo, tuttavia, non è vero, in quanto diversi personaggi con tratti di personalità negativi sono in grado di lanciare un Patronus completo. Anche se generalmente i maghi oscuri non cercheranno di produrre un Patronus, non avendone alcun bisogno. La maggior parte di loro, infatti, sarebbero divorati dai vermi che escono dalla bacchetta e divorano l'incantatore. Per questo motivo Voldemort e i suoi Mangiamorte non erano in grado di lanciare un incanto Patronus, non che fosse necessario, in quanto avevano già le creature oscure sotto il loro controllo. Anche Draco Malfoy era incapace di lanciare l'incanto Patronus, infatti l'unico Mangiamorte a riuscirci era Severus Piton. Ci sono due usi noti per l'incanto Patronus. Il primo, quello principale, è quello di cacciare creature oscure come dissennatori. L'altro uso è stato ideato da Albus Silente, che ha inventato un modo di usare il Patronus, corporeo e non, come mezzo di comunicazione. Possono consegnare messaggi parlando con la voce dell'incantatore e si ritiene che questa fonte di comunicazione sia esclusiva dei membri dell'Ordine della Fenice. L'uso dei Patronus per la comunicazione offre un grande vantaggio per la sicurezza, in quanto i Patronus identificano l'incantatore e sono a prova di arti oscure. Un buon esempio fu quando Minerva McGranit usò il suo Patronus per chiedere aiuto agli altri capi delle case di Hogwarts, quando venne a sapere che Harry Potter era tornato ad Hogwarts per cercare il diadema di Priscilla Corvonero. I Patronus multipli possono essere lanciati per la comunicazione, come la McGranit fu in grado di crearne tre. Un altro esempio è quando Severus Piton usò il suo Patronus per condurre Harry alla spada di Grifondoro. Non si sa se Piton avesse evocato il Patronus con istruzioni o se lo stesse nascondendo e controllando per questo compito. Il Patronus di Harry era in grado di seguire sia comandi vocali che fisici. Inoltre, rimangono attivi solo mentre l'incantatore si sta concentrando su di loro. Se non stanno proteggendo nessuno, i Patronus sembrano assumere i tratti della creatura a cui assomigliano e generalmente seguono il loro incantatore, e quindi questo ci rende incerti se siano senzienti o meno. E con questo termina il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video, vi invito a iscrivervi al canale e come sempre grazie a tutti per l'ascolto.